Excelso locata Saxo. Così Strabone ricorda uno dei più antichi centri della colonizzazione latina, Alba Fucens, sorta sopra un alto sperone roccioso. Una città celebre per le mura possenti, entro le quali Roma ha confinato i prigionieri più illustri. Un sito archeologico che ha regalato ritrovamenti eclatanti, come la colossale statua raffigurante Ercole Epitrapezios. Un paesaggio che congiunge ai monumenti della città romana una testimonianza dell'eccellenza artistica medievale, la chiesa di San Pietro, uno dei gioielli dell'architettura sacra d'Abruzzo. Per tanti secoli, dopo la fine dell'Impero Romano, la città di Alba Fucens è rimasta sepolta ai piedi del Monte Velino, a circa 1000 metri d'altezza. Fino a quando, nel 1949, una campagna di scavi promossa dall'Accademia Belgica di Roma ha cominciato a recuperarla sotto la spessa coltre di terra che ricopriva il cosiddetto Piano di Civita. L'altura dove, con una felice soluzione urbanistica, i romani avevano fondato la colonia, circondata da tre colline che ancora oggi ne caratterizzano la fisionomia. Gli archeologi belgi si trovano di fronte a uno scenario di rara suggestione, nel cuore dell'Abruzzo. Soltanto i resti delle mura poderose segnalavano il perimetro della città di Alba. In alto, la chiesa di San Pietro conservava alcune colonne dell'antico tempio di Apollo, mentre sul colle di San Nicola, l'altro luogo sacro della città romana, erano visibili esclusivamente macerie, quelle del borgo medievale spazzato via dal sisma del 1915. Un paesaggio di prestigiosa grandezza, maestoso e drammatico al tempo stesso, che comunicava, come scrive Fernand de Vischer, direttore dell'Accademia Belgica di Roma, l'impressione vivissima di essere penetrati in un mondo a parte. La storia di Alba Fucens riprende dopo il suo abbandono in epoca tarda a partire dal 1949, quando una missione dell'Università di Lovanio in Belgio decise di intraprendere delle campagne di scavo, che poi, visti felici esiti, si protrassero fino al 1979. Joseph Mertens è colui che ha trascorso il maggior tempo ad Alba Fucens ed egli da architetto ha studiato l'impianto della città che si è venuto man mano svelando agli occhi dei ricercatori. E si tratta di un impianto molto regolare che ancora oggi si può cogliere bene attraversando le strade che hanno preso il nome moderno di Via del Miliario per il ritrovamento del miliario della Via Valeria che ci indica la distanza da Roma e via dei pilastri, connotata dalla presenza di questi pilastri rialzati perché rinvenuti in crollo, unite queste due strade dalla via dell'Elefante. All'interno di questa fascia centrale si distribuiscono gli edifici più importanti, quelli destinati alla vita pubblica di Alba Fucens, mentre sulle colline, le pendici, si trovavano soprattutto le taberne affacciate lungo la viabilità principale e poi alle spalle i quartieri residenziali. Fondata sulla via Valeria, a 68 miglia dall'urbe, al confine dei territori dominati dagli Equi e dai Marsi, Alba è stata la chiave della penetrazione romana verso l'Adriatico, il centro di irradiazione della cultura e della lingua latina. Da qui sono partite le grandi strade che hanno collegato l'Abruzzo antico al resto d'Italia. A
l'alba nasce alla fine del IV secolo a.C., la data tradizionale è il 304, al termine di un violentissimo attacco che Roma conduce contro questa popolazione italica, gli Equi, stanziata nella zona. Fra le prime cose che i romani fanno in questo territorio è la costruzione delle mura, un segno della città intanto, ma anche un bastione difensivo molto imponente, costruito in questa splendida tecnica in opera poligonale con un calcare che è cavato direttamente sul posto. E in tutte le fonti letterarie che abbiamo sulla storia repubblicana di Alba l'accento è posto sul ruolo di fortezza. Noi sappiamo che all'indomani appunto della deduzione dei coloni, gli Equi tenteranno di riconquistare questo sito, non sopportando la presenza della colonia, quasi una roccaforte all'interno del loro territorio, ma non riusciranno ad espugnarla. Sappiamo che diventa una specie di prigione dorata per i re che vengono fatti prigionieri, e il re forse più famoso che viene portato in prigionia ad Alba è il re di Macedonia nel 168, che viene mandato qui ad Alba dove finirà i suoi giorni. Mai espugnata, neppure quando, essendosi schierata con Roma, è assediata dalla Lega degli Italici, Alba Fucens mantiene nel tempo un'importanza strategica, soprattutto durante le guerre civili. Ma non è mai stata soltanto una fortezza. Le architetture conservate ritraggono una città articolata, ricca di servizi e di templi, dove una posizione centrale e di prestigio è riservata al complesso religioso dedicato ad Ercole. Il santuario, sorto a sud del foro, si affaccia su un'ampia piazza porticata, sistemata definitivamente nel corso del primo secolo a.C. Proprio dal sacello del tempio proviene la scultura del dio ritrovata nel 1960, ora custodita presso il Museo Archeologico di Chieti. Un'opera colossale, derivata da un modello perduto di Lisippo ed eseguita, forse, presso una delle officine neoattiche attive a Roma nel corso del primo secolo a.C. È l'immagine dell'Eracle Epitrapezios, l'Ercole ritratto mentre siede a un banchetto. Ma se l'originale raffigurava l'Alcide seduto al termine delle sue imprese, nella quiete che prelude all'apoteosi, il colosso di Alba reca invece la clava nella mano destra, pronta a combattere ancora. Rimasto sepolto e protetto tra le montagne, il sito archeologico di Alba ha restituito nel corso delle numerose campagne di scavo, riprese dal 2006 da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, moltissimi altri reperti, anche se spesso lontani dal contesto originario. Fra questi, i più noti sono la Venere di Alba e la Venere Armata, due piccole statue riemerse presso una taberna di Via dei Pilastri, dove furono spostate in epoca tarda insieme ad altre sculture, forse in vista di un loro riutilizzo come materiale da costruzione. Testimonianze della qualità artistica espressa dalla statuaria albense sono anche alcuni ritratti, come quello attribuito impropriamente a Silla e il volto femminile databile all'inizio del primo secolo d.C. Alba vive in età imperiale un periodo di notevole prosperità economica e un'intensa attività edilizia. La città si espande con edifici imponenti. L'anfiteatro, costruito nella prima metà del primo secolo d.C., sotto la collina di San Pietro, poteva contenere fino a 5.000 spettatori ed è l'ultimo monumento pubblico regalato alla città da un suo cittadino illustre. L'anfiteatro fu realizzato grazie a una donazione per testamento da parte di un cittadino originario di Alba,
Quinto Nevio Sutorio Macrone fu costretto, in qualche modo indotto al suicidio sotto l'impero di Caligola, ma questa sua scelta gli consentì di non subire la confisca dei beni e quindi di conseguenza di poter fare una donazione alla città di Alba Fucens per la realizzazione dell'anfiteatro e molto probabilmente anche di intervenire in altri settori della città, importanti settori quali il foro, la piazza pubblica. Se gli scavi archeologici hanno ricostruito in gran parte l'impianto urbanistico della colonia abruzzese, l'ambiente naturale in cui Alba Fucens era immersa è perduto per sempre, irrecuperabile. La città si affacciava su quel lago Fucino che le fonti antiche descrivevano così vasto da sembrare un mare trasportato tra i monti. Ma il bacino lacustre è stato completamente prosciugato, mutando il volto e l'economia di un'intera regione. Un'opera di bonifica, avviata già in età imperiale, attraverso la creazione di una galleria sotterranea estesa circa 6 chilometri, finalizzata a regolare i livelli idrici del Fucino. Una grandiosa operazione portata definitivamente a termine alla fine dell'Ottocento. Alba Fucens si colloca quasi su un terrazzo, non aveva un rapporto diretto con le rive del lago, però questo elemento naturale condizionava la vita sia della città che del territorio circostante. Nella prima metà del primo secolo d.C., sotto l'imperatore Claudio, fu tentato il primo prosciugamento del lago, che in realtà era stato ideato ma non realizzato da Giulio Cesare. Dal 41 al 52 d.C., migliaia di operai lavorano lungo le sponde di questo lago che era per estensione il terzo lago d'Italia. Cercarono di prosciugare attraverso un'opera idraulica di altissima ingegneria il Fucino. In occasione dell'inaugurazione dei cosiddetti cunicoli di Claudio, si svolge nelle acque del lago una naumachia, una spettacolare battaglia navale combattuta tra due flotte di gladiatori. L'immagine di una tipica nave romana incisa sulle pareti del Tempio di Apollo ricorda probabilmente la straordinaria risonanza che l'evento ebbe nella vita della colonia abruzzese. In epoca tarda, tra il V e il VI secolo d.C., l'emissario di epoca romana smise di funzionare e man mano il lago si impadronì di nuovo delle rive e delle terre circostanti. La storia di Alba Fucens è anche quella del rapporto con una natura maestosa ma ostile, di un territorio sconvolto nei suoi equilibri ambientali anche da ripetuti eventi sismici. Una città dall'esistenza precaria e più volte esposta a distruzioni improvvise. Gli scavi appunto effettuati sia in città che nel territorio circostante hanno dimostrato di come sia stato determinante un forte terremoto di epoca tarda nel nuovo assetto degli abitati. La stessa città di Alba fu molto provata da questo sisma tardo antico, però in realtà la fine fu determinata soprattutto dai dissesti idrogeologici del VII-VIII secolo d.C., che portarono, a causa di fortissime piogge, alla colmatura di quella valle, il cosiddetto vallone di Civita, nel quale era stata edificata la città. In quel momento si assiste quindi all'occupazione più massiccia delle colline circostanti. La zona alta della città, il colle che, già a partire dal III secolo a.C., i romani hanno consacrato al dio della luce e della conoscenza, continua a vivere anche in epoca bizantina e longobarda. Nel VI secolo d.C. un edificio cristiano si insedia sui cospicui resti della struttura templare più remota. La
La chiesa di San Pietro d'Alba Fucens è una chiesa che sorge sui resti del Tempio di Apollo e il Tempio è oggi perfettamente leggibile nelle sue principali strutture. Noi possiamo osservare le pareti di quella che era la cella di questo Tempio, che era un Tempio prostilo, quindi aveva una fila di colonne davanti alla cella, al naos, una fila di quattro colonne, di cui noi possiamo vedere le due colonne più esterne e possiamo osservarli sia all'esterno dell'attuale edificio della chiesa di San Pietro, sia all'interno della chiesa stessa, che conserva appunto il podio dell'antico tempio di Apollo. Il complesso religioso di San Pietro è citato in una bolla papale del 1114 tra i possedimenti del vescovo dei Marsi. La chiesa, in stile romanico, ripropone soprattutto l'aspetto che ha assunto a partire dal secolo XII. In quest'epoca, infatti, viene costruita l'abside semicircolare con la cripta sottostante. E lo spazio interno è suddiviso in tre navate, scandite da colonne corinzie provenienti da un edificio pubblico di Alba Fucens. Eleganti arredi marmorei, realizzati nel XIII secolo, riflettono il linguaggio artistico diffuso dai monasteri benedettini dell'area campana e cassinese e restituiscono la solennità propria della liturgia medievale. All'interno la chiesa di San Pietro conserva uno straordinario apparato liturgico che è costituito dalla presenza della iconostasi e del lambone. L'iconostasi è un tipo di struttura che non è comune vedere nelle chiese occidentali, dopo il Concilio di Trento specialmente, nella seconda metà del Cinquecento, a motivo delle riforme liturgiche, molte di queste antiche strutture furono abolite, furono eliminate. Una iconostasi realizzata da un maestro Andrea secondo tecniche e stile tipici di questi maestri romani che sono chiamati maestri cosmateschi. Questo rapporto con le maestranze romane si conferma nel lambone di tipo romano, anche per questa forma a doppia scala che conferisce appunto al lambone una forma trapezoidale. La tecnica di lavorazione dei maestri cosmateschi era una tecnica che aveva alle spalle un modello autorevolissimo e prestigioso, che era quello dell'abbazia di Monte Cassino, dove alla fine del secolo XI avevano lavorato maestranze provenienti da Bisanzio, da Costantinopoli, e quindi attraverso il modello di Monte Cassino i maestri romani, i maestri appunto cosmateschi, imparano di nuovo la tecnica dell'opus sectile, cioè della tarsia di marmi policromi incrostati in questi arredi liturgici, di cui quello di San Pietro ad Alba Fucens è uno straordinario esempio. Il sisma che colpisce l'Abruzzo agli inizi del secolo scorso priva la chiesa di San Pietro di gran parte delle strutture architettoniche, degli arredi, degli affreschi. Solo la cella del Tempio di Apollo e il lambone rimangono al loro posto. Tutte le opere recuperate sono state raccolte nel Museo della Marsica, presso il castello Piccolomini di Celano. Si tratta di reperti che testimoniano le diverse fasi costruttive e stilistiche del complesso religioso, quella varietà di influssi e di maestranze che hanno disegnato il volto della Chiesa nel tempo. È importante oggi parlare dei reperti conservati al Castello di Celano, i quali ci raccontano una storia lontana, quando la Chiesa di San Pietro era una delle abbazie più importanti dell'Abruzzo, era un punto di collegamento qui in quest'area della Marsica, che è un'area strategica perché è collegata
a Roma, ma anche collegata alla costa. E le pietre di Alba Fuscens poi sono importanti anche perché rappresentano, dal punto di vista sia stilistico che iconografico, un mondo lontano che quello medievale, intriso di simboli e anche intriso di contatti culturali con terre lontane, perché la costa adriatica era la porta appunto verso altri mondi. Quindi non stupisce che in alcuni elementi ornamentali, specialmente nelle cornici, dove troviamo elementi fogliati con delle forme particolari, noi troviamo anche delle analogie con dei reperti che ci ricordano molto il mondo orientale. Tra i manufatti più preziosi e singolari che ornavano la chiesa ci sono i battenti del portale interno, sopravvissuti alla distruzione nonostante l'estrema fragilità del materiale. Realizzati in legno di acero montano e suddivisi in 28 formelle finemente intagliati, sono databili ai primi anni del XII secolo. Gli affreschi che decoravano l'edificio sacro sono attribuibili ad epoche diverse e documentano le innovazioni del repertorio iconografico legate al passaggio del convento di San Pietro all'ordine francescano, avvenuto nel 1310. Considerando che le chiese della Marsica sono state letteralmente massacrate dal terribile terremoto del 1915, a quasi del miracoloso il piccolo gruppo di affreschi staccati che noi conserviamo ed esponiamo qui a Celano, perché rappresentano anche per l'arco cronologico più ampio che colmano, perché abbiamo testimonianze dal XII fino al XIV secolo, rappresentano un po' anche quelle che erano le spinte culturali che erano presenti in questo territorio, che purtroppo è rimasto impoverito appunto dal sisma. Abbiamo delle scene che rimandano alla titolarità della chiesa, appunto a San Pietro, ai piedi della croce. Abbiamo dei reperti che invece raffigurano i santi più amati in questo territorio, soprattutto Sant'Antonio Abate. Quindi abbiamo, diciamo, dei reperti che in qualche modo raccontano la tradizione figurativa e pittorica sia della fase romanica, sia poi della fase che subentra dalla fine del 200, quando con l'arrivo degli angioini c'è questo cambiamento del gusto e quindi il lessico figurativo declina piuttosto in forme gotiche. Proprio con la dominazione degli angioini sull'Italia meridionale, la chiesa di San Pietro acquisisce una particolare notorietà nel territorio della Marsica e diventa sede di un culto di reliquie che dalla seconda metà del 300 si è protratto fino all'inizio del secolo scorso. Una tradizione vuole che la chiesa appunto di San Pietro fosse stata riccamente dotata dalla regina di Napoli, Giovanna I d'Angiò, che visitando Alba Fuscens avrebbe appunto donato importanti reliquie e preziosi reliquiari che fanno parte appunto del cosiddetto tesoro della regina Giovanna, tra cui segnalo senz'altro il cosiddetto trittico di Alba Fuscens, un lavoro trecentesco, presumibilmente di fattura veneziana, e un altro preziosissimo oggetto più antico, rimontante al secolo XIII, che è la Stauroteca, che era destinato a raccogliere, a custodire la preziosa reliquia del santo legno della croce. Sappiamo che almeno dal 500 questo tesoro si trovava però nella chiesa di San Nicola. Reliquie e reliquiari del tesoro cosiddetto di Giovanna I erano portati annualmente in processione in occasione del lunedì in albis, del lunedì di Pasqua, dalla chiesa di San Nicola verso la chiesa di San Pietro ad Alba Fuscens, come in un gesto in qualche modo di restituzione del tesoro della regina Giovanna. La tradizione antichissima del lunedì in albis, che ricongiungeva i due poli della città, fulcro della vita di Alba Fuscens durante il Medioevo, è stata drammaticamente interrotta dalla devastante scossa sismica del 13 gennaio del 1915.
Nel 1955, a 40 anni di distanza dal terremoto, sono iniziati i lavori per il recupero della chiesa di San Pietro. Un intervento d'avanguardia che lo storico dell'arte Cesare Brandi ha definito, al termine dei lavori nel 1957, come il miglior restauro mai effettuato in Italia dal dopoguerra. La chiesa fu oggetto di un restauro per molti aspetti esemplare per l'epoca e una delle cose più interessanti da ricordare fu lo svuotamento delle colonne dell'antico tempio romano reimpiegate nelle navate attraverso un'operazione di carotaggio sostanzialmente, per cui al posto del nucleo interno, di cui tra l'altro potete vedere un esempio proprio accanto al lambone, al posto del nucleo interno fu colato cemento armato con tondini di ferro acciaiato che andavano a inserirsi all'interno dei plinti ricavati sotto la quota del pavimento attuale, incatenando tutta la chiesa, dalla torre campanaria fino all'abside, una gabbia vera e propria resistente alle scosse sismiche. A pochi anni di distanza dall'avvio degli scavi nel piano di Civita, anche il monumento più significativo dell'arte e della spiritualità medievale di Alba si ricongiungeva all'orizzonte della città romana. Là, dove riemergeva il disegno della colonia abruzzese e si rialzavano i pilastri caduti, divenuti il simbolo della zona archeologica, si riannodava il filo di una storia più volte interrotta. Scenograficamente isolata, monumentale, originale nella struttura che ricorda modelli francesi. Costruita sulle rovine di Venusia, la città romana patria di Orazio, l'abbazia della Santissima Trinità è stata per decenni uno dei monasteri più potenti e ricchi di tutta l'Italia meridionale. Alla vecchia chiesa paleocristiana si fonde in epoca normanna, in modo unico e originalissimo, la chiesa nuova, l'incompiuta. Sospesa fra cielo e terra, è un suggestivo susseguirsi di parti costruite e vuoti architettonici. È il sogno interrotto di Roberto il Guiscardo, il nobile della dinastia normanna degli Altavilla, che nell'undicesimo secolo volle fare di questo luogo un pantheon dinastico ed autocelebrativo nel cuore del proprio dominio. La prima attestazione della città risale al 291 a.C. Occupata dal console Lucio Postumio Megello, diviene colonia latina ed è dotata di tutti gli edifici pubblici importanti, il foro, l'anfiteatro e le terme. Venosa è una città dal passato antico estremamente interessante. Questo passato antico però non è riconoscibile in rovine di monumentali edifici pubblici, quanto invece da una cospicua quantità di iscrizioni e rilievi scultorei rimpiegati negli edifici medievali e rinascimentali. In questo contesto la nuova chiesa abbaziale, nota come l'incompiuta, costituisce l'esempio più notevole. Le fonti ci dicono che già alla fine del V secolo Venosa era sede vescovile e ospitava una comunità religiosa consistente. Ricerche più attente, una valutazione più attenta, soprattutto dei resti che sono venuti fuori durante gli scavi archeologici, hanno fatto ipotizzare che la primitiva cattedrale cristiana fosse quella di cui sopravvive adesso una struttura triconca, cioè tre absidi disposte a trifoglio, cui si innestava un'aula unica senza divisioni interne. E questo complesso, evidentemente per ragioni che ci sfuggono, ad un certo punto viene abbandonato e viene sostituito dalla chiesa che è tuttora in piedi.
La cosiddetta Chiesa Vecchia, sorta nel tardo VI secolo, nel corso del tempo ha subito numerose modifiche e rimaneggiamenti. Gli scavi archeologici hanno fatto emergere frammenti di pavimento a mosaico posti ad altezze diverse rispetto alla pavimentazione attuale, che attestano varie stratificazioni. E diverse fasi costruttive si possono osservare anche nelle creste della facciata, sovrapposte l'una all'altra. La chiesa paleocristiana superstite merita un momento di attenzione proprio per la singolarità della sua pianta, perché alla struttura consueta della navata, del corpo longitudinale articolato in tre navate, in questo caso per mezzo di pilastri, e si aggiunge, oltre il transetto e l'abside, un vano che funge da deambulatorio dell'abside stessa, collegato all'abside mediante 8 fornici che si è appurato essere in antico delle porte che poi sono state tamponate. La pianta cicciforme è una pianta piuttosto rara, documentata in una serie di chiese suburbane di Roma, ma anche in altre parti d'Italia, se ne conosce qualche testimonianza in Africa, e ne posso segnalare due molto importanti a Napoli, San Giorgio Maggiore e San Giovanni Maggiore. E si è discusso della funzione di questo deambulatorio, che era collegato alla chiesa mediante due porte di accesso dal transetto, e il fatto che questa zona sia risparmiata ha fatto ipotizzare che in quel luogo potesse essere collocato un altare e verosimilmente anche una tomba, e che quindi questa zona all'esterno dell'abside servisse per la custodia e per il culto di alcune reliquie. Nel 1043 il destino di Venosa si lega all'ascesa dei Normanni nel meridione d'Italia. Guglielmo Braccio di Ferro, il maggiore dei figli di Tancredi d'Altavilla, scesi in Italia in cerca di fortuna, ottiene il riconoscimento ufficiale della conquista della contea di Melfi e quindi anche del territorio di Venosa. A lui succederà dopo qualche anno il fratello Drogone, che rinnoverà la basilica paleocristiana rifondandola come abbazia benedettina. Drogone fa una donazione e interviene per rimettere a posto le fabbriche monastiche. E questa notizia, che segnala anche un cambiamento di status della chiesa, che fino all'avvento dei Normanni era una chiesa cattedrale e adesso invece è segnalata come chiesa abbaziale, dimostra che il posto del vescovo è stato preso da una comunità di monaci. Con Drogone, con le donazioni di Drogone, l'abbazia entra nell'orbita della famiglia Altavilla. I rapporti fra il papato e i Normanni all'inizio sono piuttosto tesi. L'acme del conflitto si ha con la battaglia di Civitate nel 1053, quando gli Altavilla sconfiggono la coalizione antinormanna messa insieme da Papa Leone IX e fanno prigioniero lo stesso pontefice. La Chiesa di Roma si rende conto di non potersi opporre all'ascesa dei Normanni, che da pericolosi nemici diventano così alleati del Papa. Il Papa Niccolò II, l'indomani del concilio di Melfi, che aveva sancito, dopo un momento turbolento e burrascoso, un'alleanza tra la Chiesa di Roma e i Normanni, concede all'abbazia di Venosa il privilegio dell'esenzione, legandola e sottomettendola direttamente alla Santa Sede di Roma. Il pontefice compie una scelta strategica, decide di allearsi con i Normanni e di servirsene anche come braccio armato nell'opera di rilatinizzazione della Chiesa dell'Italia meridionale, in cambio di questo sostegno politico e militare che i Normanni offrono al Papa. Il Papa riconosce a Roberto il Biscardo la legittimità dei territori che lui aveva conquistato mano militare. Nel 59, nel concilio di Melfi, viene investito dal pontefice del titolo di Duca di Puglia. Questa nuova dimensione, diciamo, politica di Roberto il Biscardo, a sua volta ha delle conseguenze di grande portata per quello che riguarda proprio la vita dell'abbazia.
I Normanni finanziano la fabbrica e l'importanza del cenobio benedettino cresce. L'organizzazione ecclesiastica viene ridisegnata in chiave esclusivamente normanna. Aumenta considerevolmente il numero dei monaci e arrivano nuovi abati dalla Normandia. Prima Ingelberto e poi Berengario, che si farà promotore di importanti lavori di ristrutturazione, senza però alterare l'impianto originario del VI secolo. Questo nucleo di monaci permette a Roberto il Guiscardo di rifondare su basi nuove la vita dell'abbazia. E sotto la guida di Berengario, grazie alla protezione del duca, alle ricche donazioni che spesso comportano addirittura la concessione di, diremmo noi, beni feudali, l'abbazia ha un momento di straordinario sviluppo, testimoniato anche dalla crescita esponenziale della popolazione monastica, che nel giro di un paio di decenni, a prestar fede alle fonti storiche del tempo, passa da 20 unità addirittura a 100 unità. È il momento più glorioso, più splendido della vita di questa abbazia. E in questa fase, diciamo, lievitante, grazie all'appoggio di Roberto il Guiscardo, che vede la luce il progetto di una nuova chiesa. Roberto il Guiscardo vuole fare della Santissima Trinità il suo pantheon dinastico. Nell'abbazia vengono trasferite le spoglie dei fratelli Guglielmo Braccio di Ferro e Drogone, in aggiunta a quelle di Unfredo, l'altro fratello già da tempo sepolto a Venosa. Per i suoi fratelli Roberto si era immaginato delle tombe cosiddette ad arcosolio, cioè delle tombe che prevedevano un'arca, che spesso poteva essere anche un sarcofago di marmo antico di riuso, inserito all'interno di una nicchia, nel cui fondo poi vi erano delle decorazioni pittoriche. Questa soluzione delle tombe ad arcosolio è, direi, una delle soluzioni più avanzate di sepolture note in quegli anni. Le tombe diciamo prestigiose della prima epoca cristiana avevano questa struttura. Questo rapporto presente e passato, modernità travestita di forme antiche, è l'elemento che caratterizza tutta l'esperienza di committente di Roberto il Guiscardo, il quale, pur essendo un illetterato, evidentemente aveva chiara la percezione del valore simbolico che avevano le testimonianze del passato. Le ambizioni del Guiscardo lo spingono a voler imitare i grandi, a competere con gli imperatori romani. La Chiesa Vecchia non gli basta più e decide di mettere in campo il progetto dell'incompiuta. Per nobilitare se stesso, Roberto ha in mente un edificio che possa reggere il confronto con la grandezza dell'abbazia di Montecassino, ma sceglie una strada ben diversa, una chiesa monumentale e architettonicamente molto singolare. Ci troviamo di fronte a un caso molto particolare, con un edificio concepito con un modello franco-normanno che in pianta innalzato avrebbe richiamato le fondazioni religiose transalpine, però interamente realizzato con materiali antichi di provenienza locale che richiamavano l'antichità della città. Avvalendosi dei modelli colti della riforma benedettina da un lato e i modelli colti imperiali dall'altro, Roberto riuscì a coniugare in maniera strategica l'identità etnica francese attraverso rimandi puntuali alle architetture dei luoghi di origine della famiglia Altavilla con l'identità antica locale che attraverso rimandi all'antichità della città di Venosa con riutilizzo materiale dei pezzi antichi. La chiesa ha la singolarità di un enorme transetto con cappelle sussidiarie al quale si innesta una abside molto profonda circondata da un deambulatorio lungo il quale si aprono delle cappelle radiali.
E curiosamente è una soluzione che per certi versi si ricollega a quella della Chiesa paleocristiana, ma la arricchisce, la innova attraverso l'aggiunta delle cappelle radiali, ma soprattutto la modifica radicalmente, perché rispetto alla Chiesa paleocristiana che aveva una copertura a tetto, la nuova chiesa molto verosimilmente era stata pensata per ospitare un sistema di copertura voltato, quindi una soluzione tecnico-architettonica che in quel momento era all'avanguardia in Europa. Erano pochissimi gli edifici che fino a quel momento avevano sperimentato su ampi spazi la copertura a volta. In Italia esistono solo altri due edifici simili, la Cattedrale di Aversa, città normanna per eccellenza, e la Cattedrale di Acerenza, legata a un personaggio molto importante, Arnaldo, un vescovo normanno vicino a Roberto il Guiscardo. Il progetto di Roberto evidentemente è quello di costruirsi una chiesa che grandiosa, la cui realizzazione avrebbe inevitabilmente comportato la cancellazione della chiesa precedente, perché si sarebbe dovuta estendere ancora verso ovest per almeno 2-3 campate, e una chiesa che sarebbe dovuta diventare l'espressione figurativa, monumentale della sua famiglia, il sepolcreto della sua famiglia. Nella costruzione dell'incompiuta, l'ingente reimpiego di materiali romani, una consuetudine in età medievale, raggiunge il culmine e si fa modello. Roberto vuole esaltare la memoria familiare e stabilire un rapporto di continuità legittimante con il passato romano. Il reimpiego di materiali antichi nell'incompiuta trova un suo diretto precedente nella chiesa vecchia: blocchi, fregi, metope, aree funerarie, bucrani e rosette, tutti provenienti dal contesto locale. Un elemento architettonico significativo e sicuramente ascrivibile al periodo normanno è la loggia che si trova al di sopra del portico d'ingresso della chiesa. Si tratta di una loggia costituita da 10 archetti su colonnine che ora è tompagnata. E in questa struttura architettonica molto particolare, la cui funzione originaria è ancora molto controversa, si fa un largo utilizzo di pezzi antichi. In particolare la colonnina centrale è sostituita da un'ara funeraria databile al II-III secolo d.C. con un'iscrizione di dedica a una liberta, ma l'elemento ancora più interessante è il fregio figurato che corre alla base di questo piccolo loggiato. Se nella chiesa vecchia l'inserimento di pezzi antichi di pregio serve a valorizzare le parti più significative, nella chiesa nuova persino le pareti interne ed esterne sono realizzate quasi interamente con pezzi antichi. È come se attraverso la materialità dell'antico si cercasse di naturalizzare un modello importato, eccentrico, alieno alla tradizione italiana. Il segno più forte del reimpiego venosino è la cospicua presenza di materiali epigrafici. Abbiamo almeno 5 iscrizioni a carattere funerario e abbiamo 2 iscrizioni che fanno invece riferimento ai giochi gladiatori che avvenivano nell'anfiteatro antico di Venusia, che sorgeva non a caso a pochi passi dal sito dell'incompiuta. E abbiamo lastre con frammenti di iscrizioni con lettere alveolate, ovvero lettere che erano in origine bronze, di cui rimane soltanto il solco con i segni dell'aggancio del metallo alla superficie lapidea. Quasi tutti questi elementi epigrafici appartengono alla prima fase del reimpiego, che si fa risalire al momento della costruzione della chiesa all'epoca di Roberto il Guiscardo. Molte di queste iscrizioni sono riutilizzate capovolte oppure inclinate a 90 gradi, quindi negando il ductus originario delle lettere. Questa è una consuetudine che si riscontra in altri contesti di reimpiego medievale. A prima vista si tratta di una modalità di reimpiego che potrebbe sembrare non valorizzare da un punto di vista filologico il pezzo. Se però consideriamo il reimpiego di queste iscrizioni nel contesto più ampio
dell'attenzione, dell'importanza data da Roberto al tema della scrittura esposta, ci accorgeremo che questo tipo di riempiego non corrisponde né a un atteggiamento naif dettato da un'abbondanza di materiali epigrafici da reimpiegare, né un tentativo di utilizzare questi pezzi a un fine esclusivamente decorativo, né tantomeno va letto come una critica programmatica in chiave cristiana di pezzi che attestavano una cultura pagana. Roberto, dopo aver conquistato Bari e Salerno e aver consolidato il suo potere, tenta l'attacco al cuore di Bisanzio, ma muore su un'isola greca nel 1085. Il suo progetto frana improvvisamente. La sua seconda consorte, la principessa longobarda Sichelgaita, si adopera per riportare il corpo del duca in Apulia e farlo seppellire a Venosa, accanto a quello dei fratelli. All'altezza del 1094, la chiesa colossale della Trinità era stata innalzata per buona parte nella zona absidale e solo in piccola parte per quello che riguardava il corpo longitudinale. Dopo la morte di Roberto e l'elezione a vescovo di Berengario, a un certo punto il grandioso progetto della Chiesa Nuova viene di fatto abbandonato. Viene abbandonato perché il baricentro del Ducato di Puglia si sposta adesso dalle zone interne della Basilicata verso la costa, Salerno. Salerno diventa il luogo prescelto da figlio di Roberto il Viscardo, Ruggero Borsa, per fissare la sua sede principesca. A Salerno risiederà il figlio di Ruggero Borsa. La Basilicata finisce per avere un ruolo marginale. La marginalità della Basilicata e quindi anche di Venosa nello scacchiere politico del Ducato di Puglia produce anche un collassamento rapidissimo della vita dell'abbaziale. Agli inizi del XII secolo, improvvisamente la popolazione monastica, che aveva toccato le 100 unità, si riduce a qualche decina di unità. E quando poi nel secondo decennio si decide di rianimare la vita monastica, è necessario inviare un nuovo abate dall'esterno, da Cava dei Terreni, che era in quel momento un'abbazia benedettina in grande crescita, insieme con un gruppo di monaci. E a questa fase segue una fase un poco scura, e con una ripresa di interesse e di vivacità della vita monastica al tempo dell'abbaziato di Egitto, siamo nella seconda metà del XII secolo, e probabilmente sull'onda di questa ripresa, tra fine XII e inizio del XII secolo, c'è un tentativo di portare a compimento il progetto che Roberto il Viscardo aveva lasciato incompiuto. La seconda fase costruttiva dell'incompiuta va ricondotta all'iniziativa di Ruggero II, nipote di Roberto il Guiscardo, e all'abate Egidio, a cui si deve l'apice del secondo grande momento di sviluppo dell'abbazia. Si ritorna a lavorare sulla vecchia fabbrica incompiuta, si tirano le mura più su, si impianta anche il colonnato in muratura, si tirano su i sostegni che devono articolare il vano longitudinale, e tuttavia anche questo progetto, forse perché troppo dispendioso, forse perché non c'erano le condizioni ideali, la spinta ideale perché venisse portato a termine, ad un certo punto abortisce e direi non se ne fa più nulla. Un reimpiego che va inoltre considerato, va ascritto alla seconda fase dell'incompiuta, intorno al 1140, sotto Ruggero II. È il portale che permette di accedere al braccio sinistro del transetto. Il portale è monumentalizzato da una sorta di protiro, di cui ci rimane attualmente soltanto la parte sommitale, con due protomi di leoni a tutto tondo poggiati su delle mensole, che ora ci appaiono sospese nel
vuoto, ma che in origine poggiavano su due colonne che probabilmente erano anch'esse di spoglio. I leoni inquadrano un rilievo funerario con quattro togati. Nel contesto venosino, considerando tutto il progetto ideologico alla base del reimpiego, si è indotti a leggere la presenza di questi rilievi con quattro togati, quindi una scelta precisa, come un riferimento ancora una volta a questo significato dinastico e memoriale che doveva avere la Chiesa. Nel corso del 200, lentamente il complesso monastico entra in una situazione di declino irreparabile che nel 1297 porteranno addirittura alla sostituzione della comunità monastica benedettina con una nuova comunità, quella dei cavalieri ospedalieri di San Giovanni Gerosimilitano, che poi la governeranno anche per tutta l'età moderna. Venuta meno l'incompiuta, tra la fine dell'epoca normanna e l'inizio di quella sveva, si torna a intervenire sulla chiesa vecchia e in particolare sulla tomba di Alberada, prima moglie di Roberto il Guiscardo. La tomba di Alberada ha la caratteristica nuova rispetto alle tombe di Guglielmo Braccio di Ferro, di Drogone, di Onfredo, di avere come elemento di completamento anche un'edicola marmorea. Questa edicola marmorea è stata sempre considerata originaria, cioè coeva alla morte di Alberada. La mia idea invece è che si tratti di un allestimento e un aggiustamento di una vecchia tomba che viene messo in opera proprio sotto l'effetto delle tombe normanne che sono state, delle tombe che sono state innalzate ai sovrani normanni nelle più importanti chiese siciliane alla fine del XII secolo. E comunque un segno di persistente vitalità di questo luogo che era legato evidentemente alla memoria della famiglia degli Altaville e che si voleva in qualche misura conservare. Ci si preoccupa di dare una veste nuova al portale, per esempio, dove un maestro locale, Palmerio, alla fine del 200 mette in opera una nuova mostra del portale della chiesa, conferendogli una certa monumentalità. E si capisce che anche nel corso del 300 la chiesa aveva avuto poi degli abbellimenti interni, e come dimostrano certe tracce di pittura, una in particolare, un bel pannello affrescato rappresentante la Santa Caterina d'Alessandria, discretamente conservato, che gli studiosi hanno ricondotto alla mano di un importante pittore noto per la sua attività napoletana e che si è formato nell'ambito della bottega di Giotto durante il soggiorno partenopeo del pittore fiorentino. Nel Cinquecento, quando non si ha più la forza di realizzare grandi progetti architettonici, si cerca almeno di salvare la memoria, in ricordo di questo passato glorioso legato alla città di Venosa e a questo luogo straordinario della storia dei Normanni.